Siamo in compagnia di Gloria Barone che ci racconta un po' di questo fantastico riso. Riso di Baragia. Baragia. Di OP. E questo riso lo produciamo noi in questa zona, che è la zona di Baragia biellese e vercellese. Noi questa sera abbiamo portato il riso Carnaroli e Sant'Andrea DOP. Questo riso ha una DOP, cosa vuol dire? Che per coltivarlo dobbiamo seguire un disciplinare. Un disciplinare molto ferreo, cosa vuol dire? Che dalla coltivazione allo stoccaggio, alla lavorazione e all'inscatolamento di questo riso può essere fatto solo all'interno del territorio di Baragia, che è questa piccola zona dove pochi coltivatori producono questo prestigioso prodotto. Quanti sono i consorziati? Non siamo molti, anche perché non tutti comunque producono il riso con la DOP. In cucina cosa ci puoi consigliare? Allora, a me piace molto cucinare, ho due bambine di 7 anni che adorano il riso. Quando vanno a scuola dicono sempre: se mangio il riso della mamma lo mangio, se no non lo mangio, quindi vuol dire che lo produco buono e lo cucino ancora meglio. A me piace molto gorgonzola e zucca, ma questa sera hanno fatto un riso rosa, Carnaroli DOP con barbabietola e Castelmagno DOP, ed era veramente veramente buono. Che generazione è di produttori? Allora, a casa mia la mia famiglia lo fa da generazioni, io sarò la quinta, sesta generazione, spero che le mie bambine saranno la settima generazione, speriamo. Riso Barone, non c'è paragone. Fai anche lo slogan, no? Sì. È un ricettario, perché visto che, come abbiamo detto, mi piace molto cucinare, abbiamo creato questo ricettario che esce tutti gli anni a Natale e andrà poi nelle nostre confezioni natalizie, che saranno composte da tutti i prodotti derivati dalle farine di riso, biscotti, paste e persino una linea cosmetica. Grazie. A voi.